Signori, abbiamo qui una meraviglia di donna, eccola qua, Moira Orfei. Che effetto fa essere così belli? Oddio, Mara, io non sono così bella come dici tu. Oh, mamma mia, senti una cosa. Ah, però, io una cosa. Volevo dire una cosa. Poco fa si parlava insieme, allora è venuto fuori che la nostra Moira ha aggiunto un'altra freccia al suo arco meraviglioso. Sa fare tante cose la Moira. E adesso canta. Beh, sì, signori, canta. Canticchio, Ave. No, che canticchio. Hai fatto addirittura un bellissimo disco che si chiama Noi Zingari. Trovo molto bello che lei si sia ricordata dei della suoi compagni gente. Della sua gente. E poi mi hai detto una cosa molto bellina. Dice che aveva tanta paura in sala d'incisione. Ma è vero? Guarda, ti dico la verità, preferisco lavorare con gli elefanti che incidere un disco 12 ore là in sala di incisione con queste cuffie, così ero impazzita. Davvero? Dalla paura. Sì, però sì. È andato tutto bene, il disco ce l'ho, sì, di là, non l'ho ancora sentito, poi ti dirò il mio autorevole giudizio. Però una cosa mi interessava chiederti, a proposito degli elefanti, non è nessun riferimento, vero? Per favore, non è che parlo Cicero Prodomomea. Volevo sapere cosa mangia un elefante, quanto mangia un elefante? Allora, un elefante solo mangia un quintale di fieno, mezzo quintale di crusca e avena e mezzo quintale di carote in un giorno, no? Un quintale di fieno? Sì, un quintale di fieno. Un quintale di fieno è tanto. Un quintale di fieno, mezzo quintale di crusca e avena impastata e poi mezzo quintale di carote, un po' di mele, un po' di zucchero, in una giornata. Uno solo, un elefante. Quindi viene... Quanti ce n'hai, te? Ne ho 13. Non male come idea. E invece parliamo di quello che tu sei venuta a fare qui. Cioè sei venuta a fare, vedo cose meravigliose, una frittata. Adesso parla Buonasera. Con lui, perché appena arriva lui è finito. Una frittata. Ecco, allora, parli lei. Speriamo di riuscire a farla. Parli, signor allora, Veronelli. Prepara la frittata alla campagnola. Alla campagnola. Non alla circo, no, alla campagnola. Alla campagnola. Non c'è una specialità del circo. Una frittata particolare del circo. Del circo no, no. Mangiamo quasi tutti uguali a voi, insomma. Ecco, quindi... All'infuori di carne di leone mangiamo tutto. Chissà com'è un prosciutto di leone. Mamma mia. No, perché mangiare la carne sarà buonissima. Ho visto che nei cartelli ti danno sempre ragione. Olio è sempre senza nitrite d'oliva di frantoio. Pepe mai bianco, ma mai nero, sa, mai cappuccino. Guarda, quando ci siete l'olio non può essere che di frantoio e il pepe non può essere altro che macinato al momento. Scusa per prima, perché siamo pepe tutti bianco pieni o pepe di nero confusione. Per questa frittata? Meglio penso pepe nero. Pepe nero, guarda che bravo. Deve parlare lui. Pestato nel mortaio o macinato? Non ho pestato, tutto pestato. Qua c'è il macinato. C'è il pepe? È presso poco uguale. No, questo è sale. No, quello è pepe. Quello è sale. Sì, allora posso cominciare? Certo. Il sale non c'è, ragazzi. Il sale non c'è. No, quello è sempre pepe. Non lo tocca per carità, perché quello è quello già... Aspetta, vado a pigliare. No, è sale. È sale. Ti ha confuso. Genere stava nel pepe. È sale. Dicevo, se no si... La seconda. No, tutto è a posto bene. Mamma mia, come pesa. E che... Allora, facciamo questa facile prima ricetta. Accendiamo il fuoco, mi pare che sia necessario. Allora, coraggio. Molto bene. Sì. Partiamo proprio decisi per la ricetta, tranquillamente. Sì, vediamo. E intanto lo fai scaldare, vedi com'è, sì, saggio, com'è saggio, questi insegnamenti. Ecco fatto. Moira segue aiutami perché sono Moira segue Ave Minchi, cioè ha messo tutta la porzione dell'olio subito all'inizio. Poi la vediamo a far saltare la frittata. Non posso avvolgerla. Si scalda un pochino. Bisogna lasciarlo scaldare. Vuoi intanto rompere le uova per caso? Sì, guarda. Meglio così. Meno male. Che straordinaria sguatterina che sono diventata. E non dire niente, sai te, Veronelli. No. Perché sì, già se tu lasciassi fare a Moira, da sola eviteresti che sbagli. No, guarda, è meglio che mi aiutare, No, faccia partire la cottura dei suoi zucchini. Certo. Posso farlo? Ecco, fai. Ecco. Quindi bisogna ecco. Bisogna farli appena rosolare. Bisogna far partire subito con la cottura delle zucchine e poi subito dopo del sedano. Appena le zucchine avranno preso un pochino di colore. Io esedo, guarda. Sì. Tu esedi. Sei talmente bella che non puoi neanche toccare le padelle. Naturalmente guarda. Abbreviamo i tempi. Guarda, stanno già diventando belline. Quando le zucchine, sì, in questo momento non sono ancora perfette, vorrà dire che poi Moira rifarà la ricetta. Certo che la perfezione, ragazzo mio. È troppo, è ancora troppo indietro. Vediamo, anche quella. Aggiunge questi dadini.
Di sedano. Guardate tutti, signori. Lascia anche qui passare qualche po' perché prendano colore sia le zucchine che il sedano. Certo che io come cuoca. Come? Sei bravissima, sono io che... Hai fatto un po' di confusione. Quando mai hai fatto confusione? No, va benissimo così. Ma cosa hai fatto confusione? Voleva che rompesse prima le uova. Per andare avanti qualcosa. Mamma tanto mia. Che si soffrisse queste, certo, le uova d'accordo, veramente insopportabile. Ecco, adesso aggiunge... Aggiungo polpa di pomodoro. La polpa di pomodoro. Ecco. La sola polpa. La sola polpa. Io adesso batto le uova, Frutta prima con un po' di sale, poi con un po' di pepe. Ecco, via. Nella padella in cottura. Pesce che basta? No, io amo mangiare salato. Un po' di più? Ecco. Io sono una capra travestita da donna, quindi amo molto il pepe. Mangiare pepe. Pepe non lo amo tanto. Nemmeno io, Ecco, ma poco allora, se non poco. Macinato al momento. Così basta. Stavolta l'abbiamo però fatto giusto. Basta. Come piace il pepe. Il basilico. Adesso siamo arrivati. Adesso inizia proprio la battitura delle uova. Odora bene però, eh? Anche poi qui, è bello. Anche qui abbiamo certezza della bontà delle uova, sono uova freschissime. Se avessimo avuto qualche dubbio avremmo rotto prima le uova in un piattino per vedere se sono sane. Abbiamo sicurezza e quindi sono fresche e andiamo avanti. Molto bene. A questo momento? No, momento. Prima batto, sì. Breve battitura. Breve e poi un po' di formaggio. Aggiunta del formaggio grattugiato. Tutto? Io batterei ancora un po'. Secondo me ancora un po'. Sì. Ma perché bisogna fare sempre tutto come dici tu? A questo punto... Basilico. Il basilico tritato che in questo momento non è ancora stato tritato. Non è ancora tritato. È importante che il pubblico sappia che il basilico deve essere messo naturalmente non a foglioline ma deve essere tritato. Come facciamo allora? Non lo mettiamo? Quando lei eseguirà la ricetta per il pubblico praticamente lo farà. In questo momento praticamente diamolo come è avvenuto. Sì. Ecco. Peccato che non sia a colori, guarda la preparazione, la preparazione è già a buon punto. In questo momento rovescia il composto di uova battuto con il parmigiano e con il basilico tritato e prepara la sua frittata. Ecco, molto bene. Ecco qua. Avanti. Vai. Io vado in cantina. Tanto ti pareva, dove andava? Nella sua beneamata cantina. Lui va sempre a parlare di vino. Che è bella, Vedi com'è bella. Mi vuole di mangiare. Cinemascopio.